Nella mattinata di martedì si è tenuto nell'Istituto Scalfaro di Catanzaro il seminario sul viaggio di Ulisse in Calabria a cura del professore Armin Wolf. Il dirigente scolastico dello Scalfaro, Vito Sanzu, ha voluto ringraziare tutti i presenti, in primis Wolf, che rappresenta un'eminenza nel campo degli studi omerici. Voglio sottolineare, ha detto il dirigente, l'importanza e la singolarità del fatto che un evento come questo, che riguarda alti studi classici, venga ospitato proprio nella nostra scuola, che è un istituto tecnico-tecnologico. Ciò mi riempie di grande orgoglio e soddisfazione e testimonia come la cultura classica rappresenti un patrimonio artistico e storico di tutti, alla cui valorizzazione siamo chiamati tutti a contribuire in nome di una modernità che non può e non deve trascurare le proprie origini. Certo, intanto ringrazio personalmente e di cuore il professor Wolf perché oggi ci ha omaggiato della sua presenza all'interno della nostra istituzione, che come dicevamo prima con lui non è una scuola prettamente di indirizzo riguardo ai temi trattati, però io dico che la cultura è trasversale, è chiaro che si tratta di attività e soprattutto di situazioni che i nostri ragazzi non possono non conoscere. Perché quando si parla di memoria, di classicità, di riferimenti al passato che sono ancora oggi vivi, noi non possiamo che tenerne appunto memoria, cercare di trovare le giuste sinergie con queste eminenze che stanno qui con noi e fare in modo che ai nostri ragazzi scocchi quella famosa scintilla che poi chissà potrebbe essere il primo passo. Ho cominciato i miei studi già nel liceo classico in 52 del secolo scorso. Il nostro professore ha detto che Ulisse doveva passare, attraversare lo stretto di Scilla Caridi, vuol dire Messina, due volte, una volta dal nord al sud e dopo il naufragio dal sud al nord. E questo era per me l'inizio delle mie ricerche, perché io ho fatto piccole carte geografiche, ma come poteva tornare a Itaca, essere arrivato nel Mar Tirreno? Degna di nota la partecipazione al progetto del Liceo Scientifico Siciliano, i cui studenti sono stati premiati per gli elaborati sugli studi di Armin Wolf. L'iniziativa e la mostra sono state promosse dalla rete museale regionale. Sì, oggi abbiamo questo importante appuntamento di presentazione della mostra su questo viaggio di Omero in Calabria, in Sicilia, e abbiamo voluto realizzare questo progetto cercando di capire quelle che fossero le principali teorie, non solo del professor Wolf, ma dei principali studiosi calabresi e nazionali e internazionali, per mettere insieme un qualcosa che possa essere di vasta fruibilità per le scuole.